Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV. Oggi voglio provare una nuova salsa pronta della Tiguglio ricotta, tartufo e pepe nero. Mi ha incuriosito subito Tartufo Nero Italiano. Andiamo ad aprire. L'odore di tartufo è devastante. Anch'io se vi piace il tartufo questa salsa la amerete. Proprio è fortissimo. L'odore di tartufo si sente subito e si sente in maniera arrogante, aggressiva. Andiamola a assaggiare così e poi la andiamo a provare, ovviamente, con la pasta. Wow, mi piace veramente tanto. Si sente bene la ricotta. È una ricotta che è stata impastata col tartufo. L'unico che non sento è il pepe perché viene coperto. Adesso andiamoci a condire la pasta e andiamola a provare. Ed ecco qua le nostre foglie d'olivo che al sugo tigulio con ricotta, tartufo e pepe nero. Eccolo qua. Wow! Andiamo a mettere un po' di formaggio e andiamolo a provare subito. d'accordo che tra i consigli c'è sala poco l'acqua di cottura e usane un cucchiaio per stemperare ogni porzione. Io non l'ho letto, ma perché lo faccio di mio? Perché il tartufo è bello forte, quindi andare a salare significa rischiare di fare un piatto troppo saporito, troppo salato. Adesso andiamolo a provare, l odore di tartufo ha invaso la casa. E stiamo parlando di, una, di un sugo pronto, quindi per farvi capire che ce n'è un bel po' ed è tartufo buono perché si sente subito. È una delle mie salse pronte preferite, l'ho trovata da poco, ma da amante del tartufo penso che non lo potrò fare più a meno quando userò i sughi pronti. È come prendere una fascetta di ricotta, grattarci sopra un bel tartufo, mischiarla e condirci la pasta. Ripeto, il pepe non lo riesco a sentire. Se siete amanti del tartufo, vi consiglio assolutamente di provare questa salsa perché è veramente buonissima. Ragazzi, detto questo, io su questa salsa Tiguglio, ricotta, tartufo e pepe nero, non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e condividete, iscrivetevi alla ZZTV e con l'ultimo boccone io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.